Grazie. Allora, cosa ti ha spinto ad accettare Lecce? E poi volevo sapere, insomma, tu che sei stato avversario, praticamente adesso ti troverai questi compagni di squadra, che squadra era quella Lecce che tu affrontavi e cosa conseguirai? Cosa porterai a questo Lecce? Innanzitutto buonasera, buongiorno, scusami. Ho fatto un po' le visite. No, a prescindere da tutto, comunque sono molto contento perché comunque è una piazza comunque eccezionale, perché anche Foggia è comunque una piazza pure bella in punto di vista di tutti i sensi, però Lecce comunque pure una grande storia. Comunque vedendola d'avversario, comunque per me era un po' diversa la situazione. In quel momento eravamo diretti a vincere il campionato, comunque non guardavo nessuno in faccia. Giustamente da ieri, dalle 5 che ho firmato il contratto, io mi sto concentrando su questa maglia. Questo è il mio punto di vista. Infatti non guardavi nessuno in faccia, mi ricordo lo Zaccheria Cocciaccio per le sette date. Ora sarà il tuo nuovo distanza. Sono momenti che succedono pure nel calcio, comunque poi magari fuori dal campo finisce tutto. Questa è stata la nostra stretta di mano quando sono arrivato. C'è un po' di delusione per non essere stato confermato in Serie B, perché comunque hai conquistato la promozione. Che domanda, eh? No. No, delusione no, mi aspettavo forse qualcos'altro. Per me sono stati 5 mesi meravigliosi, comunque ho vinto un campionato e sono molto contento, però come ho detto al ragazzo, che da ieri per me inizia una nuova avventura, sperando di portare questi colori il più in alto possibile. Visto che ti piacciono le domande un po' difficoltose, le faccio ancora meglio. Una curiosità che purtroppo abbiamo e che vogliamo toglierci. Ma il messaggio che è uscito sui social, sul gruppo foggiano, è un messaggio che realmente avevi scritto tu oppure è stato inventato? Secondo me è stato inventato, perché io, a parte io c'ho una pagina mia e non si è mai vista una cosa del genere. Poi io non so da che cosa escono queste cose, perché posso mettere problemi sia una tifoseria come Foggia, come una tifoseria come Lecce. A me dispiace, ma sinceramente certe cose devono evitare. A parte che io non sono uno che sta molto sui social, c'ho la pagina ma niente di che, però penso che ad oggi dobbiamo parlare del Lecce e di queste cose. Però, ci descrivi un po', abbiamo visto l'opera. Ma sono tanti, a parte che sono arrivato a Foggia con un ruolo e sono uscito con un altro ruolo. Fare l'esterno per me è stato un po' duro all'inizio, perché 29 anni mai fatto, però alla fine comunque i risultati sono arrivati. Però le mie caratteristiche, comunque sono un attaccante comunque che viene poco in incontro, ma spesso va in profondità per dare un po' di metri un po' ai giocatori. Per quanto riguarda Caturan, come pensi Duratti dovrebbe essere lui il tuo gemello in attacco? Che coppia pensi che dovreste essere? Secondo me possiamo essere una grande coppia, possiamo esplodere. Anche se lui pure l'anno scorso comunque ha fatto molto bene, sono molto contento. Sasa non lo conosco personalmente, ma lo conosco da giocatore, a me piace, penso di fare un bel reparto avanzato. Comunque anche c'è Torromino che può fare anche qualcosa di importante con noi. Dovessi chiedere una promessa, così è Lecce, la vigilia del Rio, quale sentiresti di farlo? Le promesse possono essere tanti, i fatti sono quelli che contano. Ad oggi ieri ho filmato, quella la cosa che farò di tutto è per la maglia, farò di tutto, quello sicuramente. Poi sperando di arrivare a giugno che siamo là. Ultima curiosità invece. Ci abbiamo visto esultare in un certo modo. A chi è ispirata quel tipo di esultanza? Ricorda che stiamo andando? No.
è una mia cosa, sai, una gioia immensa sotto la curva, non so che cosa ti capita. Qualsiasi scelta farò, l'importante è mettere la palla dentro. Matteo, il Lecce è da anni che sta cercando questa benedetta promozione in Serie B. Tu che l'hai conquistata come Foggia, cosa deve dare una squadra per ottenere questo risultato? Che è un discorso di mentalità, di fortuna, di giocatori importanti. Cosa ci vuole secondo te? Penso che il Lecce in 6 anni ha avuto i migliori giocatori, possiamo dirlo, no? La mentalità è quella giusta, devi entrare ogni domenica come se fosse una finale. Quella che ci siamo messi quando sono arrivato io a gennaio lì era quella l'obiettivo. Se non c'è questo obiettivo, secondo me non è facile, perché la Lega Pro secondo me è difficile, quella è la verità. Che vai in campi come Agragas, Catanzaro, Messina e fai fatica magari. Però secondo me si deve andare con la mentalità giusta, ogni domenica è una finale e non pensare a niente. Tutte le chiacchiere va via il vento, giusto? Questa l'ha detto.